5 minuti fa passeggiavo per la strada in mezzo a questo casino di sirene, di cose, eccetera, e sentivo una bambina che cantava, si divertiva come una matta. La sentivo proprio che gioiva di questo suo cantare per la strada. E questa bambina si divertiva a farlo, a prescindere dal fatto se lo stesse facendo bene oppure no. E mi sono detta, chiunque in questo momento ha in mano il futuro di questa creatura, perché se tu le dici una parola, e questa parola è quella parola sbagliata, e a questa bambina le dici, guarda, no, attenta, stai sbagliando, o non sono le parole giuste, o guarda come canti male, o potresti fare meglio, rovini la sua esistenza. In realtà no, nelle nostre mani c'è tutto, c'è. Basta dare a qualcuno la possibilità di realizzare il proprio sogno. Ora, il proprio sogno non è andare ad Amici, a X Factor, a fare quella o quell'altro, il proprio sogno è semplicemente essere se stessi. Tra pochi minuti arrivano un gruppo di allievi affezionati che vengono, nonostante il fatto che qui ad Arezzo sia la festa, il giorno del patrono, oggi è agosto, siamo vicini a Ferragosto, sono le 4 del pomeriggio, è caldo. Nonostante questo, questi ragazzi cosa vengono a fare? Non è che vengono a realizzare il loro sogno di artisti, non necessariamente, vengono perché hanno voglia di fare qualcosa per sé, per la propria voce, per le proprie, per la, e questo è quello che conta, d'accordo? Quindi il concetto principale di tutta questa storia è fai quello che credi di meritarti. Se a te piace realizzare una qualsiasi cosa, ripeto, quando dico realizzare un sogno non mi riferisco al sogno dell'esistenza, e chiariamoci, non è che tu devi per forza decidere, oddio, quale sarà. Poco fa parlavo con una mia allieva che in questo momento, dopo la maturità, sta costruendo il proprio futuro, no? E decide dove andiamo a studiare, cosa facciamo, l'università, il teatro, le cose. E questi sono i veri sogni per i quali vale la pena investire nel proprio futuro. Ma esiste anche il sogno nonostante il fatto che tu stia già facendo ciò che ami. E quello è quello che te lo porti comunque dietro. Se il tuo sogno è ballare, ma perché non vai a farti una bella lezione di danza, non ti diverti? Se il tuo sogno è dipingere, trova qualcuno che ti aiuti a farlo nel modo che ti dia soddisfazione, farlo nel modo giusto. E se il tuo sogno è cantare, canta, fallo, fai come quella bambina, fallo liberamente, lo vuoi far bene, lo vuoi fare in maniera divertente, lo vuoi fare senza farti male, fallo nel modo giusto, trovati un metodo, trovati qualcuno che ti spieghi come farlo, ma fallo, credi di meritartelo, tu ti, e te lo dico proprio così, ti meriti di essere felice, questo è il mantra, d'accordo? Ti meriti di essere felice. Se cantare è il tuo sogno, prendi la tua copia del corso perché davvero ne vale la pena, costa poco, c'è un sacco di roba dentro. Ieri ero con dei cantanti lirici che forse non posso stimare più di quanto già stimi, perché sono tra i migliori che io conosca al mondo, e c'era una sintonia tale nel nostro modo di essere, di fare, campi diversi, modi diversi, stesso linguaggio, stessa filosofia. Realizza il tuo sogno. Ora, cantafinoallestelle.com, è rapido, ci sono tutte le spiegazioni, puoi vedere i risultati nel giro di pochissimo tempo. Ok? Vi aspetto, ciao.